Io sono venuto ad abitare qui a casa di mia madre nel 2018, quando lei si è appena malata, e poi sono andato giustamente a dichiarare la cosa alle case popolari, che io vado a vivere con mia madre, non stava molto bene, sono figlio unico. Quando nel 2019 è morta, era più di un anno e mezzo che io stavo dentro, quasi due, per fare il subentro sono andato alle case popolari, mi hanno detto che non era possibile perché io ero stato assegnato come badante temporaneo di mia madre, ma io sono il figlio, e quindi non mi hanno fatto fare il subentro, e da lì è partita una prassi che è da due anni che io non riesco a trovare pace, perché mi stanno sfrattando. Sono andato in comune, mi hanno detto che nessuno può fare niente per me, non mi possono aiutare, alla Caritas lo stesso, alle assistenze sociali altrettanto, e purtroppo io in maniera esasperata, non sapendo che fare, ho detto una frase brutta, che avrei incendiato il palazzo, che mi sarei tutelato da solo, perché in un momento disperato. E dopo 15 giorni mi sono trovato con il TSO, mi ha chiamato il TSO? Sì. Cioè, sei passato per matto o qualcosa del genere? Hai bisogno di psichiatri? No, io no, forse qualcun altro, io no, perché il maresciallo mi ha detto che la stessa sociale mi hanno fatto il TSO. Ah, va bene, questo l'ha detto il maresciallo, ma tu hai ricevuto una lettera scritta per il no, TSO? No, l'ha ricevuta il maresciallo, sì, però non ha fatto l'esecuzione del TSO, perché sono incensurato, sono una brava persona, il maresciallo mi ha chiamato. Scusa un attimo, sì. Tu lavoravi? Sì, sì, io avevo un titolo di lavoro che poi adesso ultimamente ho perso, io sono disoccupato dal 31 dicembre. Benissimo, una domanda, hai spacciato mai droga? No, io sono incensurato. Hai mai fatto rapine a mano armata? No. Hai sfruttato la prostituzione? No, no, no. Sei un delinquente? No, no. Non sei un delinquente e ti trattano così? Io mi trovo fuori casa e 31 dicembre io ho perso il lavoro, sono disoccupato e l'8 aprile ho lo sfratto esecutivo, quindi tra 10 giorni neanche. Questo, adesso spero di girarmelo a me, lo voglio dire qui. Allora, signori miei, qui stiamo sotto le elezioni e i candidati sindaci devono dare una risposta a questo cittadino. Scusate se mi riprendo male, ma io queste cose non le accetto, non le accetto, non le accetto. TSO, ma che sono matti? Il TSO, per uno che chiede dei diritti, che chiede che abbia una casa popolare. Ma chi sono state date case popolari a persone che hanno delle belle auto e pagano solo 160 euro al mese? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Io questo non lo accetto e questo lo pongo ai candidati sindaci che sono in lizza per corridoia. Una risposta a un cittadino, così bisogna darla. Scusate se mi ci incazzo anche un pochettino, ma questo io non lo accetto, onestamente non accetto. E andiamo avanti. Allora, quindi io ho fatto questo sfogo perché io mi voglio esporre in prima persona, perché il TSO, ma che siamo pazzi? Qui stanno dando il TSO a tutto spiano. Ma chi è quell'imbecille che ha dato il TSO? Chi è? Chi è che dà il TSO? Non lo so io. A me l'hanno mandato tramite Ancona, forse l'hanno dichiarato, lo hanno scritto gli assistenti sociali, perché io quella brutta parola l'ho detta all'assistente sociale di Corridonia, perché era la terza persona che mi risponde e non sa cosa fare. Io ho uno sfratto, 50 anni che vivo a Corridonia, ho sempre pagato tutto, non ho mai chiesto niente, per una volta che ho un problema grave e mi trovo tutte le porte chiuse. E io attualmente sono disoccupato e il giorno 8 aprile non saprò dove andare se qui fanno lo sfratto esecutivo. Una domanda. Okay, non riesco neanche a connettere perché mi colpisce talmente. Questi TSO li danno in una maniera trattamento sanitario obbligatorio. Di che? Ma che siamo? In un fascismo? In un nazismo? Ma di che stiamo parlando? Siamo in un regime sovietico? Ma di che stiamo parlando? Scusa se interrompo, la cosa che io tutte le mattine mi fa star male è che sto lottando da due anni per tenermi una casa che credo a tutti gli effetti mi aspetta, quando invece vedo che la prima vecchietta in città che lascia una casa popolare viene occupata da il primo extracomunitario, anche italiano, coglione, e nessuno Stato riesce più a cacciarlo, fa fatica, a chi occupa una casa abusiva. Io che ce l'ho e mi dovrebbe aspettare, fanno del tutto per buttarmi fuori, e questo non lo accetto. No, è ridicolo, no? Penso sia una cosa ridicola che tu butti fuori una persona, fai del tutto per mandarla via da due anni a questa parte,
quando è disoccupato e la casa era della mamma. Una domanda, ma ti sei rivolto a qualcuno a Corridonia? Sei andato dal sindaco, assistenti sociali e Caritas. E lì ho preso, il TSO perché mi hanno detto che nessuno può fare niente per me. E io ho detto che questo palazzo lo brucio. E cosa dovevo fare? Ma era un modo di dire. Certo, io non ho mai fatto male a una formica. Io non ho... Ripetiamolo, non spacci droga. Non sei un delinquente, niente, no. Non sei uno sfruttatore della prostituzione. 50 anni, 35 anni di contributi. Io ho 50 anni e ho 35 anni di contributi. Ok? Io a 15 anni ero in fabbrica, fino a un mese fa. Poi un mese fa ho perso il lavoro, ok? Ma l'hanno perso in tanti. È che adesso a un certo momento dobbiamo mettere tutti a tirare su quelli che perdono il lavoro. Andiamo un attimo dentro casa? Ok. Adesso sto cercando un aiuto da qualche amico, da qualcuno, se davvero dovrò portare via tutto qua oppure regalarlo a qualcuno, non so cosa fare. No, perché vuoi andare via da questa casa? No, io non voglio andare via, mi stanno mandando via, è diverso. Se loro mi trovano un accordo con me, io rimango volentieri e piano piano, se ho qualche arretrato, io pago tutto, perché io sono sempre pagato tutto e voglio continuare a pagare tutto, essere una persona onesta come lo sono stata fino a ieri. Però oggi non riesco più ad andare avanti. Ho perso il lavoro, la casa la sto perdendo e io tutti i giorni mi logoro, mi sento di invecchiare 10 anni ogni giorno che passa, perché non sto più tranquillo, non mi sento più bene. Come riesci a vivere se non lavori? Io adesso ho la casa integrazione e purtroppo è vari mesi che anche non mi sta erogando la casa integrazione. Come, non ti danno i soldi? No, io sono indietro dal mese di novembre che non prendo lo stipendio di casa integrazione. Io devo prendere novembre e dicembre. Ma allora che sta a fare il governo? Cioè abbiamo addirittura... Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, quello che abbiamo. Quindi per me è un problema, fortuna che ho qualche amico che mi potrebbe ospitare oppure mi aiuta a tenere questa roba, perché io non so... No, beh, un momento, da qui non devi uscire. Io sicuro non me ne andrò, l'8 arriveranno, l'8 aprile verranno a portare via tutto, hanno detto. Allora, ora non lo so, allora ho facciamo l'incontro il 30 con gli assistenti sociali. Di allora faccio un avviso a tutti. Lo faccio intanto all'amministrazione comunale, che ancora è Cartechini, chiaro? È quella che in essere non è stata cambiata. Lo faccio ai candidati sindaci che saranno alle elezioni, lo faccio a tutti gli altri, lo faccio alle case popolari. Allora, io reputo personalmente una grande ingiustizia, dato che tu non sei uno spacciatore, uno che un delinquente, non sei una persona che spaccia, oppure voglio dire che fa la prostituzione o roba del genere. Quindi sei una persona che ha dei problemi, ha dei problemi di lavoro. Guarda. E però sei stato qui con... cos'è, guarda, questo? Casualmente ho fatto il foglio per fare il passaporto e qui sono incensurato. Tu sei incensurato, quindi sei incensurato. Ecco, sei incensurato. Ma io non lo metto in dubbio, lo voglio dire, perché uno dicesse, ma è uno che spaccia, no, è delinquente. No. Lavoravi in fabbrica, hai lavorato in fabbrica, non hai lavoro in questo momento e ti cacciano via. Non solo, ma ti fanno un TSO. Ma che stiamo scherzando? Dopo tu dici, ho minacciato di bruciare, modo di dire. Purtroppo. Io non lo dico, perché io lo farei eventualmente, io personalmente, io sono molto autodeterminato, queste cose non le farò mai perché non mi metteranno in condizione, ma non devono portare la gente alla disperazione, questi non sanno che stanno su una dinamite, è chiaro? Allora facciamo una cosa, io sono pronto a fare lo sciopero della fame a oltranza su questo argomento e così mi dimagrisco un po' e sto bene, è chiaro? Tu adesso con calma, abbi coraggio, lo so, ti vedo che sei commosso. Beh, a questo punto, ragazzi, io non accetto più niente, qui siamo nella merda più completa, non è possibile una cosa del genere, una persona che venga cacciata in questa maniera da una casa popolare, quando sappiamo che ci sono un sacco di persone che vanno in giro, prendono le case, non le lasciano e poi si va in televisione per... Io non lo accetto. Per me sei come un figlio, ricordatelo. Va bene.